Tifosi nerazzurri, un saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella dallo stadio Enzo Ricci di Sassuolo per il terzo atto della regular season Serie A femminile eBay 2023-2024. Sassuolo-Inter. Tanto spazio per Sofila, Bede Togersen va a centrale, Jung Pedersen bene da Cargioni, porta palla Gutia, calcia col sinistro e serve un'ottima risposta di Cresce. Molto brava qui Gutia. Brignoli lancia subito per Beccari, male Bowen, attenzione a questo contropiede del Sassuolo, rientra l'Inter, porta palla Beccari, ancora Beccari, calcia in porta, serve una grandissima copertura di Freddy Togersen, qui scoperta l'Inter. Togersen lancio lungo in mezzo, controlla Campiaghi, Pledrup allontana sui piedi di Freddy Togersen che va alla cross, gira Simonetti, non colpisce benissimo, palla fuori, batte Togersen di prima Cambiaghi, trova Bonetti, il numero di Bonetti dentro il rigore, scarica per Cisarre, con un braccio il tocco di Filangeri e c'è calcio di rigore, netto il tocco di Filangeri, fischia l'arbitro, parte la ricorsa di Bonfantini, calcia in porta, gran rigore di Agnese Bonfantini che trova con merito il vantaggio per l'Inter, primo gol in questo campionato per numero 11 nerazzurra, si alza Bonfantini, Bonetti di prima per Cargioni, c'è tutta sola dalla parte opposta Bonfantini, la vede Guti, anzi è Cambiaghi, porta palla, carica il sinistro, la traversa di Cambiaghi, vede bene Guti a Cargioni, Cambiaghi che calcia in porta, la traversa nega la gioia del gol, Beccari attenzione, porta palla Beccari, calcia in porta, palla fuori, l'Inter deve stare attenta a non commettere questo tipo di errori, Simonetti porta palla a Flaminia, palla centrale su Cargioni, recupero di Filtiens, ancora Cargioni, si gira Gutià, si porta palla sul sinistro, calcia in porta Gutià, Cargioni trova il palo e poi la rete, grandissimo gol di Cargioni, 2-0 Inter quando siamo al 74esimo, bene, bene, perché adesso la partita si indirizza sui binari giusti, recupera palla l'Inter per un momento, arriva prima Prugna, qui finezza per Monterrubiano, attenzione, calcia in porta, accorcia a distanza il Sassuolo con Nagy. Tanto spazio per Monterrubiano, attenzione, entrare in rigore, tiene palla, calcia in porta, intervento di Alborghetti, si soffre in questi ultimi momenti del secondo tempo, ancora un fallo laterale, Nagy, un altro pallone dentro, esce in presa sicura Zetigna e l'arbitro dice che basta così, vittoria pesantissima per l'Inter a Sassuolo.